Il leader, il lupo e l'agnello. Gurdjieff parla spesso del lupo e dell'agnello, in contesti differenti. In questo caso specifico, il lupo è rappresentato da tutti quegli io che non sono per nulla contenti di doversi mettere da parte per il bene dell'essenza, o anima, obbedendo al leader. L'agnello, invece, è la parte più vulnerabile, per il momento, quell'io o quel gruppo di io che stanno cercando di realizzare il desiderio dell'anima, ma che ancora incontrano grandi difficoltà a imporsi. Il leader, infine, puoi vederlo come un osservatore esterno che ha una volontà che trascende entrambi questi schieramenti e che si può permettere di imporre una certa disciplina a questa variopinta brigata. Una specie di arbitro della partita. Il tuo leader deve anche essere sufficientemente astuto da gestire questa moltitudine di personaggi che ti abitano, evitando guerre, caos e anarchia. Di tanto in tanto deve dare qualche caramella a certi personaggi per sfamare il lupo affinché non mangi l'agnello.